Partenza col botto per la quarta edizione di Parlare Futuro, come sempre afferma Oriana Salvucci, con un teatro delle api di Porto Sant'Elpidio stracolmo di gente, di curiosi e di appassionati di psicologia, ad ascoltare il monologo di Paolo Crepè con una lezione d'autore dedicata ai giovani. Psichiatra, scrittore e sociologo, spesso ospite autorevole di numerose trasmissioni TV, Crepè ha incantato il pubblico con una lezione sulla felicità. Sentiamolo nell'intervista di Francesca Fiori. Che cos'è, professore, la felicità? È un dono o si può imparare e si può diventare felici? No, un dono non è mai, perché non dipende dagli altri, dipende da noi, quindi è una ricerca che ognuno di noi deve fare se ha voglia di farla, non è obbligatoria. Si può vivere anche senza felicità se uno vuole, dipende dai gusti, quindi. Però di sicuro non viene donato da nessuno, io non posso donare la mia felicità a nessuno, posso insegnare agli altri con il mio esempio dove cercarla, però poi ognuno lo deve fare per sé. Il fil rouge della rassegna è viceversa istruzioni per un pensiero eretico, possiamo dire che oggi pensare e parlare di felicità è un pensiero eretico? Ma non eretico nel senso che forse non è nella corrente della maggioranza, ma questo a me non mi ha mai interessato essere nella corrente della maggioranza, quindi per me l'eresia è la normalità. Soddisfazione nelle parole del primo cittadino della città riverasca e dell'assessore alle politiche giovanili e turismo che ha lavorato a stretto contatto con Oriana Salvucci. Devo dire che è una rassegna sicuramente vincente, portata avanti in maniera sicuramente positiva e lo è soprattutto per lo spirito di questa città, una città che comunque è sempre stata attenta a quelle che sono le politiche giovanili, in maniera particolare non soltanto alle politiche giovanili vere e proprie, ma soprattutto a delle riflessioni importanti da fare tra chi principalmente poi dopo è l'operatore fondamentale del stare con i giovani, cioè i genitori, il genitore e quindi tutti quelli che sono le persone più vicine a loro. Una serata come questa sicuramente dà ancora più credito a quella che è questa missione che ormai questa amministrazione porta avanti da diverso tempo e la grandissima partecipazione non ha fatto altro che accrescere naturalmente questo blasone, ma soprattutto anche premiare gli organizzatori come l'assessorato al turismo e come Oriana Salvucci che naturalmente hanno lavorato molto e devo dire questa sera hanno raggiunto un ottimo risultato. Innanzitutto Oriana è vulcanica, per cui noi andiamo molto d'accordo, devo dire, e quindi ci capiamo al volo. Già questo tra due donne devo dire che è una carta vincente, ma a parte le battute, Parlare Futuro è una rassegna giunta alla quarta edizione di cui ecco ora non possiamo fare più a meno. Credo che questa serata così partecipata dalla popolazione elpidiense, non solo perché ho sentito persone che arrivavano un po' da tutta la regione, quindi vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto, quindi abbiamo colto nel segno il bisogno di riflettere su una tematica come la felicità, che poi è una sensazione, non è una tematica, e quindi c'è proprio un desiderio di star bene e anche questo rapporto proprio stasera che Crepè ha segnato, un rapporto con i figli, ha dato dei messaggi molto importanti sul quale riflettere. Poi noi continueremo con la street art e inaugureremo il 3 dicembre l'opera di un giovane talentuoso come Giulio Vesprini, poi parleremo della street art il 4 dicembre e poi con Godano che è dei Marlene Kunz l'11 dicembre alla piccola Parole e Musica, quindi sono appuntamenti che ai giovani interessano tantissimo, quindi credo che fino a quando ci sarò, ormai è l'ottavo anno che faccio l'assessore alle politiche giovanili, sono meno anni, ma sono rimasta affascinata da questa rassegna che aveva ideato la mia collega Annalinda Pasquali e che io con molto molto piacere e anche orgoglio cerco di portare avanti. Ecco, stasera ci dà la spinta per andare avanti questa affluenza di pubblico e per cercare di fare sempre meglio. La principale novità della rassegna 2015, come abbiamo visto, è l'essere dedicata completamente ai giovani, visti come volano del futuro, con un fil rouge dal titolo Viceversa, istruzioni per un pensiero eretico. Quest'anno praticamente la rassegna è dedicata al pensiero disobbediente, al pensiero eretico, al pensiero controcorrente, al pensiero rivoltoso, al pensiero rivoluzionario.
Perché penso che il più grande pericolo che corriamo non è l'omologazione del pensiero quanto il non pensiero. E il fondamento di questa edizione è appunto l'arte, ma non l'arte dell'accademia o l'arte diciamo della conventicola dei sapienti, l'arte di strada, la street art. La street art, che è un'arte al margine, è un'arte per tanto tempo che non è stata riconosciuta, è l'arte della provocazione, è l'arte della rivolta, è l'arte del pensiero differente. Con Giulio Vesprini, con Hideaki Kawano, con Cristiano Toraldo di Francia, ci intratterremo il 3 di dicembre e il 4 di dicembre appunto sui linguaggi dell'arte di strada. E poi infine praticamente chiuderemo con una delle figure più carismatiche, più intellettuali, più vicine diciamo appunto alla disobbedienza disciplinata, perdonatemi l'ossimoro, cioè Cristiano Godano di Marlene Kunz, l'11 dicembre. E sicuramente, come ha detto Crepè stasera, diciamo la felicità ha a che fare con la libertà, ma anche con la disobbedienza. Ricordiamo che il ciclo di incontri presentato dalla Salvucci, oltre alla stretta collaborazione del Comune, vede il patrocinio della provincia di Fermo, dell'ambito 20, del polo scolastico ICTPS della città e soprattutto con il contributo di numerosi sponsor privati.